Allora, che dici? Che dici? Dopo una notte di riposo me li sono. Sarà un attimo aggiustato orecchie e occhi che stavo avendo. Qualche problema. Che bella la luna. Vista? La luna. Sì. Allora, abbiamo detto vai a nord. Quindi di qua. No, ma aspetta, scusami, non ho un segnato. Compagna Gespara Dark. E non abbiamo. No, questa è la destinazione mia. Ark è qui. Tu mi dici vai a nord. Nord è di là. Senti un attimo. Mostra sulla mappa, no? M. Lo prendo come un no. Devo aiutare la mia volta a portare un magister. No, cos'è successo lì? Ciccio, non ho capito. Dov'è? Non ho capito. Dove stiamo andando? Mi hai detto nord. Io vado a nord. Non ho. Ah, wait. Ma scusa. Niente, non ce la posso fare azzeccare mezzo tasto. Non uno. Non uno. Ah, ma scusami, perché mi dice che è qua se poi è lì? Soprattutto perché c'ho dei problemi di ombra sulla mappa. Perché ce n'è sempre una a sto gioco? Porca loca. Va bene. Allora, stiamo calmi. Perché se Nord è di là. Ascolta. Io devo andare a vedere un albero. Dove sei? Tutte le volte. Mi accompagni o ti pianti? Io devo andare di qui. Giusto? Sì. Devo andare a verificare quell'albero là. Ci vieni, grande. Eager to explore, Eh aren't sì. you? Take your time, I'll wait. Fai un po' I can use a cazzo. break anyway. Fai cosa vuoi. Allora. Vabbè. Alla fine sembrava anche più lontano. No, ma a questo punto sono pelo curioso di capire. Intanto se era questo, soprattutto se ci ho azzeccato. Sento un rumore fastidioso. Perché continua? Non si sono aggiustati gli occhi, Gaspare. Ho ancora qualche problemino che non capisco. Vai su! Oh, Cristo. Scattante. Cinico. Su. Allora, questo è un albero spettrale. Io lo so che è un albero spettrale. All'ombra dell'albero spettrale. Qui, per forza. Fungo. L'ho già maledetto il giorno e mi sono deciso a ficcarmi in sto posto. Figurati se non devono che esserci dei cali pure in sto posto. Io mi lancio dentro! C'è una sega. C'è niente. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Stiamo calmi. All'origine della corrente una grossa pietra con un albero tetro in rilievo. Nell'area d'ovest. Se là è nord e qua è d'ovest. Mi incazzo, perché vuol dire che ero giusto. Vuol dire che ero giusto.
Ecco, Khan. Ma scusa. Ah, io qua ce le ho le robe. Est. Ah no, nord. Ovest. E allora non ci stiamo capendo. Com'è che se te mi dici che Ark è a nord, cos'è che non mi è chiaro? E soprattutto, se ovest è di qua. Non tiro fuori le armi. Se ovest è di qua. Una grossa pietra con un albero tetro. Non è all'ombra di un albero tetro. È in rilievo. Una grossa pietra. Sono solo pietre. Ci sono. Cos'è qui? Questo posto. No, ma non è qua, c'entra niente. Mentre siamo qua, per carità, siamo qui. Ah, aspetta, aspetta! No, c'entra assolutamente. Notte gelida? Stai trasportando troppo peso. E cosa ho fatto di male alle vostre divinità? Bella però. Spacca tutto. Infligge 4 punti di danni da gelo. Fa più danni di questa. Danni 10. Vabbè. Scusami. Comunque sia. Cazzata nera sta spada. Vai. No, non volevo fare questo. Vabbè, ok, quello non è un albero tetro, immagino, no. Forziere. Oh beh. Oh beh. Alla faccia della barista. Ah, era giusto. Era giusto, sì. Lettera al creatore. E tomo di fabbricazione. E sto a saltarmi via i tasti della tastiera. Allora, fermi, fermi tutti. Fermi! Lettera al creatore, dov'è? Al cercatore. Caro cercatore, se stai leggendo queste righe, significa che hai trovato la mia eredità. 100 monete, capirai. Chiunque tu sia, prendila e utilizzala per qualcosa di importante. Ripeto, importante. Non per sbatterlo in faccia ai baristi che ti inculano. Per nessun motivo lascerò una sola delle mie sudate monete a mia figlia e le sue stupide attività. Bravo! Così mi piace. Si fotta. Quindi fine lì la mission. No. Ritorna da Silas. Chi è Silas? Ah, Silas è il bambino. Io non posso più camminare. Sarà una nottata di merda. Still alive? Good. Let's go. Stai calmo. Stai sereno. Stavo facendo una. Ma scusa! Ma che. So, il placcaggio da football. Allora, era di qua Silas. Io non ricordo che era. No, era di là. Ma la molli. Te non è che puoi portare della. Cazzo ti ridi? Cosa ti ridi? No. No. Allora, nuovo piano. Silas lo cerchiamo poi. Lo cerchiamo poi e quindi andiamo a posare la roba lì sopra. Oh, ciccio, ho trovato una spada della leggenda della Madonna. Aspetta, te la faccio vedere. No, no, non è questa, aspetta. No. Dai. 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 La. Che succede? No, ok. Leva un po' di.
Allora, questa non penso mi serva. Questo no. Tanto prima o poi troveremo qualcuno, qualche cristiano a cui venderla. Questa immondizia. Sperabilmente. I bastoni. Bastoni io li terrei. Ne poso uno. Delle fiamme. E però. Martello danni 11. No, dai, usiamo la spada leggendaria. Sì, sì. Completo dello schermidore. Ah già, che avevamo visto. Non lo so, vediamo. Ok. Quindi un po' di... Vabbè. Un po' di merda ce l'ha sempre tolta. Un po' di cianfrusaglie. Abbiamo anche tolto dei libri che abbiamo già letto. Siamo pronti? Possiamo andare... No, io devo trovare coso. Devo trovare Silas. Che ovviamente sto sbagliando strada, sempre, comunque. Always. Forever. Starà dormendo Silas a quest'ora. Come minimo, sarà mica fuori a giocare. Buonasera. Tutto a posto? Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Not now! You'll disturb the flow of my energy! Scus. Still alive? Good. Let's go. We shouldn't waste any more time. Che posto di spostati. Dov'è il mio amico? Va bene, nuovo piano. Ci torniamo poi. Non succede niente, non è un problema. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Still alive? Sì, sì. Let's go. We shouldn't waste any more time. Sono vivo. Sei finito di fare commenti sarcastici. No, ma senti, non entro in casa dei cristiani. È anche vero che quando è che ci torno? Se me ne sto andando dall'altra parte dell'universo. Va bene. Aspettami ancora qui un momento, va, aspetta un minuto. Eager to explore, aren't you? Sì, sì. Sì. I can use a break anyway. Era di qua. Questa qui, casa di quello lì. Che bestia. Cos'era, un abbaio silenzioso quello? È permesso? È aperto. Do per scontato. Ciccio, amico, dove vai? Ti sei rimpicciolito. Che cazzo? Cosa succede? Che cosa vedo nei miei poveri occhi? Uè, Ciccio! C'hai dei poteri magici bestiali. Ho trovato una spada leggendaria. What? Di... Really? Sì. That's awesome! How much was it? I get one half, you get the other. No. No, Ciccio. Vabbè. Immagino sia giusto così. Te vai. Wow! This Dai. Is so much. Man, I You are awesome. Do you know that? Sì, lo so. Lo so. I really hope this is enough for the pointy beard man. Sì. Come by anytime if you want to talk, okay? Va bene. You're a good person. Grazie. And mommy always says there are too few. Beh, lo so. Pare sia così. Ma la devi finire di fare quella roba. Mi devi spiegare come fai, quantomeno. Deve essere una roba pazzesca. Vabbè. E niente, mi sono fatto inculare dal ragazzino. Perché non corro di nuovo? Ok. Fatto inculare dal ragazzino. Va bene, andata così.
Ci abbiamo guadagnato una spada leggendaria, almeno quello. Basta, andiamo via. Voglio più vederlo sto posto. E fai piano. Sì, 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 andiamo via. Allora, io devo andare di qua, fondamentalmente. Seguire la strada di montagna. A destra o a sinistra? A qui. Quindi sinistra. In viaggio, di nuovo in viaggio. Di qua? Yes. Per capire, ma dov'è? Ma poi, non lo so, due chiacchiere le facciamo o contiamo di star zitti tutto il tempo? Per sapere, no? Solo... Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. Un passo ho fatto. Ho fatto un passo, stai sereno. Che tra l'altro ci siamo ficcati in un posto delle balle. No. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Allora, ascolta un attimo. Io li attiro. No, no, spegnile. Spegni le mani. Come si fa? No, ma raga, ma ho posato l'arco. Che cazzo? Arco lungo. Ma va che nel frattempo si è fatto giorno. Porco. Allora io li attiro, te li ammazzi, eh. Vai. Vai. Dove sei? Still alive? Picchiali. Good. Let's go. We shouldn't waste any more time. Dov'è? Gaspare. Bravo, bravo, ammazzali, non so dove sei, dove... Ma secondo me io dovevo andare qua sotto. Vai, vai, falli fuori. Sei il migliore, sei... Oh. No! Vai. Grande. Guarda, Kratos. Cazzato nero. Grande. Ok, ok, la strada è chiaramente questa. Tutto a posto? Sì, sì, che sei il migliore. Sei the best. Arc per di qua. Molto bene. Siamo ufficialmente di nuovo in mirata. La torre degli FPS calanti, lasciala là, dov'è? Ufficialmente on the road. Questo posto del cazzo. E quindi niente, stiamo andando a curare la mia febbre. Ma ascolta una roba. Non abbiamo più scoperto... la chiave del tizio. È un problema. Perché... scopri l'uso della chiave trovata nella cassaforte di Iero. Te ovviamente... Beh, cosa ne pensi dei recenti eventi? What? You mean the living dead, the Watirs everywhere, the frenzied civilians? Non mi parlare di Watir, guarda. This country's seen better times. But at least something happens. Makes this place less boring. Pazzesco. Va bene, niente. Ho capito che sta chiave me la girerò nel culo, tendenzialmente. Si vede dove andrà così. Sempre se non troviamo qualcosa d'arco. Non mi pare che. Cosa sento? Cos'è? Cos'è? Oh, c'è un orso bruno. Bruno! Ma sei matto, ma devi picchiare l'orso. Vai! Grandi, raga. Grandi. Così vi voglio. Bravo, Bau. Tutto a posto? Che fai? Che combini? Troppa erba pipa, ciccia. Troppa. Too much. Va bene, allora. Ma sai che non è male. Stavo per dire una cosa carina. Stavo per dire una cosa carina, non la dico più. Perché sei fastidioso. Sei parecchio fastidioso. Vecchia fattoria. Ia, ia, ia. Ammazzalo. Attacca.
ratto adulto. Grande. Bravo, seduto. Questo è... questo è il posto che vedevo da lassù. Esatto. Sono frecce. Ah no, sono canne da pesca. Sì. Au, dobbiamo dare un nome al lupo. Anice. Ti piace Anice? Ti incazzare. Si è suicidato, tanto che gli faceva schifo il nome. Dai, va. In silenzio. 5 minuti, dentro e fuori. No! Ah sì? Vai. No, non hai capito! Devi attaccare lui! Ma che cazzo di cane! Ma che cazzo di cane! Ma dai però, ma fai le cose come si devono! Ma non puoi far così! Ci vedo una sega, non ci vedo. Bastone della luce del mago. No, piano, 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 piano. Piano, piano. Grande, grande, mi piace. Luce del mago mi piace. Amanita muscaria glitchata. Ma non ti posso dire di andare in avanti scoperta, niente. Niente di niente. Possibile, devo fare io da esca. No, senti, ce l'abbiamo una torcia. Torcia. Tac. Con luce lieve? Perché? Non era proprio quello che volevo fare. Ceppo di folletto. Ceppa di folletto. Però. Allora, no. Com'è che si toglie? No, non hai capito. No, no, no. Devi rimettere la torcia. Ciao. Niente. Boh, gli piace avere la staffa in mano. Se no è un problema. Va bene. Ho capito. Che può effettivamente essere utile per fare così. Visto che non si vede una sega. Estremine. Vabbè. Mi serve un piccone. Che siccome sono un coglione, che fa anche rima, l'ho lasciato nel baule magico. Questa magia non è, funziona benissimo. Ecco, appunto. Finito di dirlo. Rilevato da chi, raga? Rilevato da chi? Attacca. Vai, vai. Grande. Vai, vai. Patabotta tra di voi. Io non ho capito perché. Intanto perché mi piglia di nuovo fuoco la mano. Non scherzare. Allora, come erano i preferiti? Perché non ho più l'arco sull'uno? Dio. E mi fate incazzare una certa, eh? Schifo di ratto schifoso. Chi è quello? Sei cattiva? Ha un'ascia in mano. Oggettivamente può essere buona. L'ha messa via. L'ha rimessa in mano. Cosa stiamo facendo qua? Ci picchiamo o cosa? O cosa? No! 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 Sì, a quanto pare, guarda, ubriaco magari no, ma un po' picciu sicuro. Look at that.
No, io volevo in realtà Nova del Caos. Volevo questo. No, no. Lo so, hai ragione. Però è più forte di me. Niente da fare, più forte di me. Devo farmi i cazzi miei, no. No, è proprio più forte di me. Senti, porta pazienza, ma già che ho dovuto dare 50 monete al bambino. Ma soprattutto, che cazzo ci fai in mezzo ai ratti così qua dentro? Cos'ha la gente di sto posto? Qual è il problema? Ci vedo di nuovo niente. Allora. E soprattutto, in tutto questo, Gaspare poteva mica venire a dare una mano. No! No, no, no! Aiuto! Lupo? Bravo. Allora, wait. Arrivo io. Te lo do io il brigante. Sei te un brigante. Testa di... Ah no, scusa, non volevo. Lupo ha resistito all'assorbimento, hai ragione. Non volevo beccare te. Eri un po' nella linea di tiro. Il brigante perduto. Senso dell'umorismo qui. Il brigante perduto. Vediamo un po'. Vediamo quanto è lungo prima. Beh, poteva andare peggio. Mentre apriva gli occhi, guardando nell'oscurità, un puzzo di putrefazione e fetore penetrò nel suo naso. Tutto il suo corpo rabbrividì. Che tipo di posto era quello? Cioè, la sensazione ho provato io entrando qui dentro. Tra parentesi, diciamo questa cosina qui. Si ricordò dell'ultima schermaglia avuta. Era stata contro una carrozza apparentemente innocua, una semplice incursione, nient'altro, con l'uccisione dei mercanti lasciati a marcire per terra. Quanto leggo di merda stasera, va bene. Solo che questa volta ci fu qualcosa di sbagliato. Solo dopo che la prima freccia venne scoccata dal suo arco, notò il simbolo sul mantello blu intenso del conducente della carrozza. L'occhio e la spada dell'ordine. Tutto è successo in pochi secondi. Avrebbe voluto urlare un avvertimento ai suoi compagni, che stavano assalendo la carrozza con le loro spade sguainate, ma fu troppo tardi. Sentì che gli occhi di Ebano del custode lo fissavano. Il custode di Ebano è l'equivalente della morte, non mi ricordo. Notando un'espressione di profondo rammarico. Poi fu afferrato da un potere ultraterreno e scagliato contro la palizzata protetta da travi di legno appuntite. E ancora prima di chiudere gli occhi, si rese conto che la sua vita era stata vissuta come una persona senza ruolo. E non me ne parli. Sentì l'oscurità con le sue mani ancora doloranti. Lo aveva solo immaginato o questo puzzo di morte proveniva davvero da lui? Le sue mani si scontrarono con qualcosa di duro, una pietra rigida e fredda. Abbattuto, fece scivolare il pesante coperchio della sua bara e si mise a sedere. Non ho capito. Stavano lottando. Si è svegliato morto? Ogni suo muscolo gli doleva. I suoi occhi sembravano fuoco liquido e si chiedeva perché tutto intorno a lui sembrasse privo di colori. Sei morto, Ciccio. Si trovava in una grotta. L'acqua gocciolava cupamente dalla roccia sul pavimento, secondo dopo secondo, come se volesse allungare il tempo incessantemente con il suo suono. Affiorò dalla bara, cercando una qualsiasi indicazione luminosa che rivelasse l'uscita, e alla fine notò una piccola breccia nel soffitto della caverna da cui filtrava un debole raggio giallastro su un piccolo lago nascosto. Quanto lunghe ste frasi, raga. Acqua. Tutto il suo corpo reclamava acqua. Devo bere. Basta, adesso. Passo dopo passo camminò nella direzione della luce, gli occhi focalizzati davanti a sé, nella direzione del freddo, alla ricerca di un meraviglioso ristoro. Non si accorse che condivideva quel posto con altri. Azz! Solo con il massimo sforzo riuscì a sollevare il suo corpo fiacco dal lago sotterraneo e alla fine si inginocchiò stancamente. Finalmente acqua.
accostò entrambe le mani per formare una ciotola senza prestare attenzione al sangue che si era seccato sui costosi guanti del lupo ombra che aveva rubato da un mercante disarmato di Nerim molto tempo prima. Una lieve gioia pervase il suo corpo, mentre l'acqua fredda gli scorreva all'interno della sua assetata anima. Avrebbe riposato un'altra ora, forse due, e poi si sarebbe rimesso a cercare una via di uscita da quella grotta. Sorrise semplicemente, pensando alla sua fortuna, che doveva averlo protetto dalla magia del custode. Non penso. Solo pochi briganti senza esperienza come lui potevano vantarsi di aver resistito ad un guerriero dell'ordine. Allora, fermi tutti. Quindi il custode non è la morte. Stava combattendo contro un custode vero, non sto più capendo niente. Figlio di un Vatir! E poi gli avrebbe affondato la sua spada nel petto proprio come si meritava. Tiè, picciu. Sì, sarebbe capitato proprio così. Fino a quando non ebbe notato il liquido che gli... What? Fino a quando non ebbe notato il liquido che gli colava dalla gola, scoprendo così una figura nera che si sedette dietro di lui, e la cui ombra proiettava una sagoma deformata e terrificante. Si afferrò la gola, e io te l'ho detto. Acqua. La stessa acqua fredda che aveva appena estratto dal lago fuoriusciva dalle sue fauci. Nel senso che la risputava? In preda al panico, palpò il suo collo con il guanto. Solo ora notò il paletto che sporgeva dalla sua gola e ostacolava così tanti suoi nuovi movimenti. Ok, morto totale. I suoi vestiti erano laceri, macchiati di sangue. Tirò fuori il paletto e fiottò di sangue. E il fiotto di sangue si mescolò subito alla grigia e terribile acqua del lago che si era rifiutata di dare ristoro al suo cadavere. Solo ora vide il suo riflesso nell'acqua. Il suo riflesso? Era stato un bell'uomo con i capelli lunghi e la barba folta, ma quello che vedeva specchiato nell'acqua non era altro che un volto sfigurato, senza un naso, macchiato di sangue con ferite infette sulla fronte alta, per niente umano. Pieno di paura si voltò. Questa non era una semplice grotta, questa era una tomba, la sua tomba. C'erano numerosi gestalt corrotti nella caverna, alcuni seduti in silenzio nelle loro bare, alcuni che battevano contro la grande porta d'acciaio della fossa comune, consumati dalla follia. Poi si rese conto che era morto quel giorno, ma era un criminale senza ruolo e gli fu negato il suo ultimo viaggio. Era sepolto solo per rinascere come un cadavere vivente. La sua anima e il suo corpo stava deperendo lentamente, cercando la pace che aveva rifiutato per se stesso nella vita. Non lo so, io continuo a non fidarmi tantissimo. No, tu devi seguire la via, per forza, perché sennò... Un po' meno rumorosamente, se puoi, la prossima volta, grazie. Bisogna lavorare un po' su sta cosa. No, cosa ho... Perché un cuore umano? Che schifo! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. L'ho letto. Butta. Lascia. Voi non state bene. Ma proprio no. Ma proprio no. No, sta cosa che... per forza, no. Perché devi capire che... la via è imprescindibile, se no diventi uno zombie. I vostri dei sono... falsi e cattivi! Lo so, purtroppo è così. Devo provare a domare il caos. Attacca! Ti stiro una nova del caos. Orco! Che bestia! Non mi ricordo cosa fa. Bravo. Bravo, bravo cane. Bravo. No, non mi ricordo cosa fa la nuova del caos. Scatena una nuova del caos. Avresti mai detto che infligge 11 punti di danno entropico. Entropico mi pare che fosse la mia, no? Sono io l'entropico. Mi piace. Mi piace entropico. Allora.
Buonasera. No, basta, di nuovo. No, 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 no. No. L'ho visto. L'ho visto, l'ho preso, lo so che l'ho preso. Porca loca. Me lo ritroverò in giro. Me lo ritroverò addosso. Ma io l'ho letto, sono sicuro. Te, carne umana, che schifo. Lascia. Raga, ma tutto a posto. Zucca, zucca sì. Vino pure. Ti dirò di più. Visto che devo avere a che fare con... delle bestie di Satana. Molto meglio. Allora. Sì. Cassettone. Incredibile, non c'era della carne umana qua. Pazzesco. Pergamena runa arcana economica. Lanciata su una superficie esplode. E va bene. Per carità, cucinerei volentieri qualcosina, eh. Però è la stessa pentola di quelli che si mangiano la carne dei cristiani, non lo so. Non lo so. Proprio no. Ok, incredibile, sto posto ha una fine. Dai, dai. C'è nessuno? C'è nessuno. Molto bene. Prendi, prendi tutto. Vai, vai. Prendi il pane sperando che non sia fatto di... strutto di cristiano. Buon mattino. Vai, prendi il buon mattino. E il vino. Va bene. Abbiamo finito. Basta distrazioni. Possibilmente per un pochino, non per tanto. Pelino. Fosse possibile. Basta. Qua in mezzo ai ratti e ai cannibali. Mia torcia. Macello di palude. E via verso altri lidi. Se non mi perdo. Grande. Ciccio, te non puoi capire cosa mi è capitato. A parte che i cali costanti e continui dappertutto. Schiarisciti. Ma soprattutto, cazzo, sono finito. Ah no, avevo solo... sì, giusto, giusto. Ho fatto una piccola deviazione. Va bene. Via. Via, per favore. No, tranquillo, quando vuoi. Ho come l'impressione che io debba andare di lì. Però... no, io sono arrivato da là. Sono arrivato da là. Sì. Oh, ma sei scemo! Ti devi levare. Ti devi levare adesso. Vieni qua. Fermo lì. Grande. Vai. Devo recuperare le perdite. Rientrare delle perdite delle mie buone azioni. Ti ho sentito, non ti ho visto, ma ti ho sentito. Vai, vai. Ce la puoi fare. Ridatemi la freccia, visto che è andata... ah no, l'ho beccato. Perfetto. Basta saperlo. Civiltà. E problemi agli occhi. Perché no? Lo sento di nuovo. E però dai, ma lo fai il tuo lavoro. Una volta. Una. Non tutte le volte, ma una. Porta pazienza. Va che bordello.
Civiltà. Vediamo un attimino se questi si... Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Fattoria del miele. No, stavo per dire che magari si compravano la cianfrusaglie, però... Però fattoria del miele. No, scus. Carretta. Abbandonata. Te sei sicurissimo, non vuoi venire a farti un giro? Nel senso, il viaggio è lungo. E conviene fermarsi una volta ogni tanto, raga, sennò... Dai. No! No, Gaspare! Cosa ho schiacciato? Ma non corre più. Oddio. Ammazzali tutti! Non ci credo, il mio incubo. Incubo! Che schifo è! Orecchio di Vatir, tienitelo! Testa di... Capra! Oh, blazes. Sorry. I know, I can't sing. Te non stai bene.